nonno, io che ho vissuto con loro, mi ricordo mio nonno in questa casa poverissima che avevamo a Perletto, proprio veramente la povertà assoluta, con un tinellino tutto azzurro che si smembrava completamente quando era ora di allevare i bachi da seta. Quindi diventava il tinello, diventava Oh, tutte. abbiamo Ecco, gli dopodiché, sburrottata con la feia. avevano una stalla piccolissima con una mucca, numero una mucca, che portavamo al pascolo, e il tino messo sotto questa volta rotonda. Quando questo tino era pieno di uva, mio nonno lo pestava coi piedi, Certo. chiaramente, lo pestava da chinato, così perché l'altezza non gli consentiva di. Lui Guillestrone. era piccolo, era come lei, Sì, sì, uguale a sì. lei. Ecco, lui non ci stava, per cui le prime cose le faceva da chinato, io mi ricordo quello. E Guarda poi, man mano che stuva andava che. giù, Sì, finalmente si alzava un quando. po'. Ecco, però per dirti le vite che hanno Sì, sì, fatto, sì, sì. indegne proprio. Indegne. Sono proprio intelligenti, mamma, perché mi dicevi che tu eri piccola, più piccola di tutti gli altri, infatti sei rimasta così. Però nonno ti portava a scuola sotto la mantellina per non farti perdere scuola. La metteva a capaloccia, si metteva la sua mantellina con lei dentro, Io così tenevo lei teneva l'ombrello, l'ombrello e andava a scuola mio così. fratello davanti e mio papà e io dietro. E questo a Pezzolo. E noi eravamo già Già Perletto. per letto, ecco. E sono andata a Perletto, facevo seconda. Erano altri tempi. Mi Altri tempi, ma ricordi importanti da non ricordo, per perdere. esempio, che dove avevamo comprato, la padrona lì faceva la sarta. E mia mamma aveva trovato un pezzo del suo vestito da sposa e mio papà aveva comprato un pezzo di velluto a coste al mercato a Corte Emilia e mi avevano fatto un vestitino con questi due pezzi. E io sono andata alla messa di mezzanotte a Natale senza niente addosso perché volevo far vedere. Mamma mia, Sapeva capisci, vestiti, capisci che vestiti. vesta che ti hanno Pensa a regalato. te. Erano altri tempi. Sì, dai. Mi ricordo che papà comprava le scatolette di sardine, ma non quelle che ce ne sono solo quattro, le comprava con quelle che erano piccole, così ce n'era una per uno. Mamma E comprava le aringhe perché erano salate, così tenevano. mia. Eh sì, E sono duravano di più. ricordi, e non ricordo quello che ho fatto ieri.